Guardate, ha ingannato tutti. Jenny dopo Temptation Island, il pubblico in rivolta dopo la scoperta. Jenny e Tony insieme a Siria e Matteo sono gli unici a essere usciti da Temptation Island insieme. Il pubblico è rimasto spiazzato soprattutto dalla scelta della prima coppia, pochi si aspettavano il lieto fine al falò di confronto dell'ultima puntata. Ma a quanto pare la storia d'amore dei due siciliani continua, proprio come confermato davanti alle telecamere di Witty TV un mese dopo la fine del programma. Tony si è detto cambiato, Mr. Hyde è andato in pensione, ha detto, mentre la fidanzata si sente libera di poter vivere la propria vita senza avere l'ansia addosso. I cambiamenti ci sono stati, ha iniziato a saper gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi, vestirmi come mi va, lui non dice più nulla, ha raccontato Jenny. Critiche a Jenny dopo Temptation Island, ha ingannato tutti. E ancora, dopo essersi lamentata tanto in Sardegna per la vita praticamente monacale cui la costringeva il fidanzato, ho prenotato un viaggio con le mie amiche. Però a volte c'è, altre volte no, sparisce. Capisco che vuole darmi la mia libertà, però a volte penso che vada all'amico suo. Imparerà a trovare il grigio e non solo il bianco e nero. Eppure sbirciando il suo profilo Instagram i fan si sono accorti che i suoi post, anche i meno recenti, raccontano una vita piena, anche di viaggi in giro per l'Europa oltre che di divertimento, ma anche di look di lusso. Immagini insomma che sembrano smentire i suoi sfoghi a Temptation Island. E il pubblico si è scatenato sotto le foto, mica per dire, ma non mi sembra che sia esattamente come raccontava lei, di vestirsi sexy si vestiva. Non mi pare andasse in giro con il burka, e ancora, hai raccontato un sacco di balle solo per apparire in TV. Per fortuna non lo lasciava vestirsi così, posso capire quali sono i vestiti che non ti faceva indossare? Non mi sembra che NN ti faceva mettere scollata e ingannato tutti.